Ciao a tutti da Luca Viscardi, facciamo ora una recensione conclusiva di questo Panasonic Eluga. Come ho detto in un altro video, è appunto il primo smartphone con cui Panasonic si reintroduce in Europa, in quanto nel mercato europeo ormai da anni come cellulari non erano più presenti col marchio Panasonic. È effettivamente un prodotto di gamma media, medio-alta, diciamo. È stato introdotto sul mercato a 400-450 euro. Adesso, dopo qualche mese, si trova a 300-350 euro circa. La gamma di specifiche che offre è sicuramente molto buona. Partiamo da uno schermo che ha una risoluzione QHD, quindi 960x540, però ha già una dimensione di 4,3 pollici, quindi sicuramente molto ampio, come potete vedere. La nitidezza permette di capire, permette di far impressionare abbastanza, perché effettivamente ha una qualità molto, molto buona. Si può vedere sia anche con una luminosità abbastanza elevata, come in questo caso che ho impostato volutamente per fare il video. Che può essere però gestita anche chiaramente con il sensore di luminosità. Come panoramica del dispositivo dal punto di vista hardware, vi ho già fatto vedere in un altro video, poi abbiamo anche in pubblicazione la galleria fotografica dello stesso. Si tratta di qualcosa di veramente molto sottile, il retro che è leggermente satinato, la fotocamera che è leggermente sporgente rispetto alla superficie, sul lato destro, diciamo nella parte curva dello chassis, si trovano i due tasti di blocco, sblocco, accensione, spegnimento e i tasti volume. In basso, le informazioni riguardo ai marchi, compatibilità, comunità europea e quant'altro, poiché è uno di quelli che non c'è possibilità di rimuovere la cover posteriore. Vediamo qua indicazione di NFC, quindi Near Field Communication, il chip per permettere questo tipo di scambio dati. In alto qua sopra abbiamo da questa parte lo slot per l'inserimento della micro SIM e da questa parte la porta micro USB. Al centro, come vedete, c'è il jack 3,5 mm per le cuffie. Sotto non c'è nulla, c'è soltanto le informazioni relative al numero di email, altoparlante in alto, e questo lato è totalmente pulito. Possiamo procedere quindi con lo sblocco. Andiamo a percorrere un arco di circonferenza praticamente sullo schermo e vediamo che anche con uno sfondo live rende perfettamente l'idea della qualità dello schermo. Abbiamo fatto vedere, andate a cercarli se sono di vostro interesse, un video riguardo a un esempio di utilizzo di giochi come Dead Trigger e Fruit Ninja, che sono due giochi sicuramente abbastanza diffusi e anche abbastanza pesanti. Abbiamo fatto nella panoramica iniziale una breve descrizione del funzionamento della fotocamera. Per quanto riguarda l'album fotografico, queste sono alcune foto che sono state fatte che troverete poi nel test di realizzazione foto e video di questo dispositivo. In questo caso non sono state geotaggate, ma se lo fossero, è possibile vedere cliccando su mappa praticamente dove sono state fatte tutte le fotografie, che è effettivamente una cosa abbastanza carina. Per quanto riguarda impostazioni, si può avviare chiaramente la presentazione e si possono anche scegliere delle impostazioni di questa presentazione. Abbiamo inoltre imposta condivisione foto in modo tale che possa essere scelto che cosa fare direttamente toccando sulla foto. Vediamo ora che cosa ci offre. Dunque, backup, riproduci, carica, imposta, quindi Dropbox, chiaramente rubrica, questo tipo di impostazioni. E ci fa scegliere dove metterle. Se noi quindi ad esempio scegliamo Dropbox e lo mettiamo qua, poi facciamo indietro, nel momento in cui apriamo una foto, teniamo premuto, vediamo che ci appare: elimina Twitter, Dropbox,
e Facebook. Spostandola in quell'area verrà automaticamente caricato, oppure caricata su uno di quei supporti, oppure eliminata. Chiaramente nel caso di elimina ci chiede comunque conferma. Quindi questo per quanto riguarda la gestione dell'album fotografico. Questo è come Panasonic ha personalizzato questa interfaccia della versione di Android 2.3.5. E come ho già detto, a breve dovrebbe arrivare l'aggiornamento ad Android Ice Cream Sandwich, cioè Android 4. Anche la barra in basso può essere chiaramente personalizzata per scegliere che cosa inserire. Ad esempio, si può scegliere di inserire un blocco note, si può cambiare l'applicazione presente, le quattro applicazioni presenti nella barra in basso. Detto questo, diamo uno sguardo al menu delle impostazioni, che comunque è quello classico di questa versione di Android, cioè della serie 2, con la gestione in wireless reti anche del NFC. Abbiamo fatto un video apposito riguardo al funzionamento dell'NFC, quindi andatevelo a vedere perché sicuramente è abbastanza interessante, anche se al momento, come ho detto, non è possibile fare particolari operazioni con questa tecnologia. Sicuramente, ho brevemente spiegato nell'altro video apposito, qual è il futuro di questa tecnologia e in che ambiti potrebbe effettivamente diventare utile e interessante. Per quanto riguarda la memoria, vediamo che lo spazio totale è 4,28 giga, quello per quanto riguarda l'archiviazione. Lo spazio disponibile dell'archivio interno è 1,32, quindi così suddiviso tra parte usata dal sistema operativo e parte utilizzata come memoria di massa. Ho fatto anche vedere già come funzionano le tastiere. Per quanto riguarda il commento sull'utilizzo, sicuramente nessun problema rilevato per quanto riguarda l'utilizzo di Bluetooth con auricolari o connessioni con auto, ad esempio, Wi-Fi, per quanto riguarda il GPS, con l'aiuto della GPS la localizzazione è effettivamente buona. Proviamo ad attivarlo, accetta. Poi abbiamo, vabbè, la sincronizzazione, quello come sempre, e la connettività dati, che ora è disattivata, raggiunge comunque una velocità di HSPA come tecnologia utilizzata e è sicuramente molto veloce, non ho trovato alcun rallentamento quando c'è un buon segnale. Andiamo ora a vedere, ecco, Google Maps. Questa è la versione di Google Maps, tra l'altro non è l'ultima, è presente sicuramente un aggiornamento. Ecco che ci va a localizzare. E infatti ci troviamo indicativamente in quella posizione. Ci dice precisione di 20 metri. Ma in effetti a occhio è corretta. Possiamo come sempre scegliere i livelli, satellite, vediamo che il rendering anche in questo caso con il wifi è veramente veloce. In alto vedete nella barra le icone come sono state caratterizzate graficamente da Panasonic, che sono un po' diverse da quelle che avevo visto su altri smartphone a pari versione di sistema operativo. Per quanto riguarda il browser, è il browser di scusate, è il browser classico di Android di questa versione. Andiamo a cercare il nostro sito. Vediamo che anche una pagina abbastanza lunga e pesante viene caricata, comprese eventuali parti JavaScript o Flash. Andiamo ora a prendere ad esempio un video. Il processore da 1 GHz dual core fa sicuramente un ottimo lavoro e vediamo che il video si riesce a visualizzare correttamente anche inserito all'interno di una pagina. Ora non ci interessa di vederlo, mettiamolo pure in pausa e torniamo indietro.
Per quanto riguarda la certificazione IP56, quindi la resistenza a polvere d'acqua, è sicuramente qualcosa che non si trova su tanti altri dispositivi. È molto comodo perché, a parte il fatto di poter effettuare foto, poter scrivere, poter girare tra le applicazioni e fare tutto quello che potrebbe essere fatto in un'altra situazione, nel caso di presenza di umidità, di presenza di pioggia o per esempio sotto la doccia. È chiaro che sott'acqua non funziona, poiché non è possibile utilizzare uno schermo capacitivo sott'acqua. Nel momento in cui si immerge totalmente in acqua, non succede nulla, non si rompe, non diciamo, va in cortocircuito, quindi è adeguatamente protetto, tuttavia va estratto per poter utilizzare, va leggermente asciugato e con le mani umide sì, ma non completamente bagnate, si può chiaramente utilizzare senza problemi. Quindi è sicuramente molto comodo. Anche per quanto riguarda un utilizzo, ad esempio, che so, al mare, dove può essere in contatto facilmente con acqua e con sabbia, anche se questo va tenuto in considerazione, che nel caso del mare c'è poi la questione del sale che sicuramente andrebbe a rovinare alcune parti di plastica, dello chassis o della cover o altri componenti, poiché comunque è resistente sì all'acqua, ma non a soluzioni saline, non a particolari graffi, non è questo un Gorilla Glass. Credo che da quello che ho potuto vedere si possa graffiare tutto sommato anche abbastanza facilmente. Comunque, in totale lo smartphone è sicuramente molto interessante per un prezzo che si trova ora all'incirca tra i 300 e i 350 euro. La durata della batteria è molto buona, con un uso pesante si arriva a pelo, ritengo, a fine giornata. Poteva essere sicuramente un po' più potente visto che è 1100-1150 mAh. In ogni caso, ecco, va di pari passo con il fatto di essere molto sottile, molto maneggevole e veramente comodo da portare in giro, non si sente quasi neanche come peso. Quindi è chiaro che non si può pretendere che ci sia una batteria enorme, considerato la dimensione dello schermo, considerato tutto quello che era chiuso dal punto di vista di antenne, fotocamera da 8 megapixel, ricordo, e quant'altro che non era chiuso in così poco spazio. Per quanto riguarda quindi il mio commento finale, in generale è abbastanza positivo. Devo dire effettivamente che io personalmente trovo abbastanza scomodi i due tasti laterali che hanno messo in questa posizione, come ho già detto in un altro video. Questa è una scelta a livello di design che esteticamente sono anche carini, però poi per premerli è effettivamente abbastanza scomodo. A parte questo, per il resto non ho trovato difetti o mancanze dal punto di vista del funzionamento. Questo è tutto, mi raccomando continuate a seguirci per qualunque altro video approfondimento, sia sul nostro sito formobias.info che sul canale YouTube, il nostro appunto canale YouTube omonimo, nonché sui canali social che abbiamo aperto per voi, Facebook e Twitter. Un saluto da Luca Viscardi.